Una grande festa stamattina in Piazza Università in occasione della 30ª edizione del trofeo Mario Nicotra, il torneo di calcio scolastico promosso dalla Vittorino da Feltre, la scuola che lo ha ideato nel 1983 e organizzato dalla Pro Catania del presidente Elio Garozzo. Beh, una bella edizione anche quest'anno perché l'attività che svolgiamo per i ragazzi è sempre premiata. In 30 anni non abbiamo avuto mai un'ammonizione, non abbiamo avuto mai un'espulsione. Penso che sia il calcio che tutti vorremmo e quindi con questo augurio, l'augurio che i bambini continuino e si divertano sempre a giocare a calcio nelle regole, penso che abbiamo fatto quello che è una degna 30ª edizione. 63 scuole di ogni ordine e grado e circa 600 bambini hanno partecipato quest'anno al trofeo Nicotra e stamattina sul palco i vincitori sono stati premiati dalle autorità, presente anche il sindaco Raffaele Stancanelli. Ad arrivare i primi quest'anno gli alunni della scuola elementare De Amicis che si sono sfidati con la scuola Giovanni Paolo II. Ma tanti premi per diverse categorie, per le medie maschili la scuola Sturzo di Biancavilla e femminili la Feltre. Elementari femminili la Tommasi Lampedusa di Gravina e ancora le ragazze della scuola superiore Vaccarini che hanno sfidato le studentesse del De Felice. E i bambini della scuola Sauro che si sono aggiudicati il premio Memoria Santino Chiodo. Tutti loro stamattina sul podio tra musica e folklore in occasione dell'inaugurazione del villaggio Teleton per un torneo che si è svolto nel rispetto del clima di festa che sta alla base di una manifestazione come il Nicotra che simula valori come l'aggregazione e il rispetto dell'avversario, oggi come nel 1983, anno della sua nascita. Come è nato 30 anni fa il trofeo Nicotra? È nato perché i bambini della Vittorino da Feltre non andavano a scuola, tutti, e ce n'era una parte che non ci andava proprio e quindi hanno pensato che si fa per farli tornare, per rendere accattivante l'attività didattica. Facciamo un bel torneo, chissà che magari quelli che sono i più terribili vogliono venire e fanno il torneo a partecipare al torneo ed ecco che magicamente sono rientrati in classe tutti quelli che invece la mattina magari marinavano la scuola per andare in piazza e così è nato il Mario Nicotra con 4 squadre.